la ciurma, io sono Mazza Test e benvenuti in questo nuovo video di Mind Test Ita. Siamo di nuovo qui su Mind Test Ita e devo dire che inizio già subito con i dubbi. Come ho parlato con alcuni di voi, inizio a sentire la serie un po' spenta. D'altronde sono circa... un centinaio di episodi che abbiamo fatto in totale tra la prima stagione e la seconda stagione. E mi sembra di aver fatto praticamente tutto quello che potevo qui su Mindtest. E le mod non è che siano cambiate granché, purtroppo, né il gioco principale. Quindi non ho più molte idee su che cosa fare. Mi spiace un po' però abbandonare la serie. E a molti di voi è piaciuta. E non so davvero cosa fare. Nel senso che forse è giunto il momento di terminare con Mindtest, nonostante sia la serie con cui ho iniziato questo canale, la serie con cui ho avuto le prime visualizzazioni e i primi iscritti. Ma davvero non so più che cosa fare. Cioè, sono passati quanto? 4 anni e io sono ancora qui, e però Mindtest è lo stesso praticamente rispetto a 4 anni fa. Io non lo so, non so neanche che cosa potrei fare al posto di Mindtest il sabato come serie regolare. Non lo so. Sarebbe bello poter portare un altro survival sandbox. Tipo, non lo so, ho pensato a Astroneer, ma Astroneer è troppo corto, finirebbe in pochi episodi. Conan Exiles è molto bello, ma è anche molto lento, c'è molto da grindare, è pensato forse più per il multiplayer che non il single player. E quindi non lo so. Non lo so. Altre idee non ne ho molte, perché qualcuno mi ha parlato di Minecraft, ma io fin dall'inizio del canale ho deciso di non portare giochi che venivano già portati dalla maggioranza della gente su YouTube, anche perché c'è di sicuro gente che lo fa meglio di me, quindi non voglio portare del contenuto che non sia di qualità e che non sia interessante e che non piaccia a me. Oltre a questo, appunto, Minecraft sono circa 2 o 3 anni che non lo gioco più, quindi non saprei, cioè mi sembrerebbe davvero molto shock come idea. Altri giochi io principalmente strategici, ma non posso concentrare la serie anche del sabato su uno strategico, anche perché con un gioco un giorno a settimana sarebbe davvero qualcosa che procede molto molto lentamente. Non lo so, sono molto dubbioso, non so che cosa fare, non so quali scelte prendere per questa serie. Credo che sia necessario che venga al termine. Credo che sia necessario passare oltre Mindtest, passare a qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di interessante, qualcosa che stimoli anche me, perché davvero non trovo più grande stimolo per Mindtest. E anche in questo periodo ho trovato molto più facile registrare magari 3 episodi di Expeditions Conquistador, che nonostante abbia molte poche visualizzazioni è un gioco che mi piace davvero tanto, piuttosto che Mindtest, in cui proprio ho la fantasia morta perché non so più che cosa fare, ho fatto praticamente tutto. Boh, non lo so, sono molto 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 dubbioso. E anche adesso per questo episodio avrei dovuto mettermi a fare i primi lavori per questa zona di crafting, però allo stesso tempo mi dico, boh, ha davvero qualche senso? Cioè, lo faccio per che cosa alla fine? Giusto per riempire in modo triste un altro episodio? Boh. Se
Se per caso dovesse finire, credo che metterò comunque la mappa in descrizione, il link per scaricare la mappa e per avere la possibilità anche a voi di provare questo mondo, magari continuare come avreste voluto farla voi. Io non lo so. Non lo so, è un periodo proprio in cui il canale ha bisogno di qualcosa di nuovo, ha bisogno di cambiare, ha bisogno di novità, ma ha bisogno allo stesso tempo di qualcosa che possa interessare sia me che voi. La parte delle recensioni sono molto contento e seppure non mi porti tantissime visualizzazioni, mi dà la possibilità di lavorare con dei publisher e di creare una tipologia di video che mi piace davvero molto, quella delle video recensioni, perché mettermi là a editare e ragionare su come descrivere un gioco a una persona che non l'ha mai provato è una parte molto bella, diciamo, di questo mio essere youtuber. Però allo stesso tempo mi piace portare le live, mi piace portare dei video delle serie costanti sul canale. Ma davvero non so più cosa portare. Non mi sembra che Mindtest sia più la soluzione per questo periodo del sabato pomeriggio che comunque ci ha accompagnato per molto tempo. Mi ritrovo nella stessa identica situazione come nella prima stagione, solo che nella prima stagione c'erano stati dei cambiamenti significativi con la nuova versione di Mindtest e quindi aveva senso upgradare per avere un mondo nuovo, ricominciare da capo. Però poi basta. Però poi basta. Cioè a un certo punto uno arriva a un momento in cui deve accettare la situazione. E io mi sento che probabilmente questo sarà uno degli ultimi episodi di Mindtest del canale. E non so neanche che cosa fare. Cioè, boh. Chiedo quindi i vostri suggerimenti. Ditemi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate della serie di Mindtest, se avete delle proposte per rinnovarla, se avete delle proposte per il gioco da portare invece di Mindtest e delle proposte per come concludere la serie, se questo è quello che sceglieremo insieme di fare. Mi spiace, l'episodio è venuto corto, non ho fatto nulla. Ma davvero, io avevo bisogno di condividere con voi queste riflessioni e di ragionare con voi. Sì. Ringrazio per aver visto questo video e vi invito davvero a scrivere nei commenti. Ciao a tutti e buona giornata.